Bene, siamo arrivati proprio adesso per la cosa più importante che dovrebbe, diciamo, distinguere noi figli di Dio, è quella di meditare intorno alla parola di Dio, meditare intorno alla persona di Cristo, alla Trinità. E vi ammetto che ero un pochino, diciamo, combattuto di quello che potevo portarvi come la meditazione, come la riflessione, però ultimamente ho avuto cose belle, un po' di conferme. Quando noi preghiamo al Signore, chiediamo la sua guida, in qualche modo Lui sempre in modo molto chiaro ti risponde. Poche settimane fa Nicola Paiotti, che è qui, mi manda un link di Facebook dove il nostro caro fratello Pietro Ciavarella ha intrapreso questo percorso con chi voleva studiare il libro che si chiama Conoscere Dio, di chi parla bene l'inglese, James Packer, okay? E nel frattempo noi con la comunità avevamo cominciato questo percorso, quindi chiedo subito scusa alla nostra comunità perché farò un breve ripasso, okay, a quello che... Daniele Pietrucci ha detto meglio, bello, perché ripassare è sempre utile, per dare un senso, una logica a questo percorso, no? Che dopo diciamo porterà alle cose che riguardano conoscere Dio, che una delle cose importanti è proprio la preghiera. Vi ricordate l'ultimo venerdì del mese scorso abbiamo affrontato un po' la preghiera, ma come un argomento molto molto vasto, e non ci basterà una vita nostra per parlare di queste cose. Quindi il mio un po' intento è quello semplicemente cercare di capire la piccolissima parte dei pensieri divini, e mi rendo conto quanto sono limitato e quanto siamo limitati in questo. Quindi farò una specie di introduzione a questo bellissimo libro che abbiamo cominciato a fare appunto con la comunità, e poi dopo man mano andremo avanti e Dio volendo, magari sempre con accordo col pastore Giovanni, magari porterò queste riflessioni. Va bene? Vi faccio una domanda: voi conoscete Dio? Sì, non è un'accusa, perché io me ne accorgo che a volte ho nozioni di Dio ma non conosco a volte, perché non mi fido di Lui, perché sono pauroso, ansioso e quindi... comincio a vacillare in questo mondo. Quindi la mia domanda: conosciamo noi Dio? Questa è la domanda che dobbiamo porsi a noi, no? E quindi ciò che vi dirò questa sera, innanzitutto l'ho ripetuto tantissime volte in questi giorni a me stesso, quindi tutto quello che ve la dirò sappiate che non è un'accusa, non è, anzi è un autoesame a me stesso, perché un esempio pratico della vita quotidiana è che imparo tutti i giorni da Samuel, dove il mio figliolo Samuel, per esempio, oggi a pranzo imparo un'altra lezione da lui, semplicissima. Io spesso gli dico che mentre si mangia non si guarda la TV, per esempio, non si guardano i cartoni, e io invece oggi guardavo la mia preferita trasmissione che si chiama Studio Sport mentre mangiavamo. E quindi lui a un certo punto dice: papà, ma scusami, che differenza c'è tra io guardare il cartone mentre mangiamo e tu guardi la TV? E mi feci questa osservazione ed ero un pochino, diciamo, un po' intimidito, spaventato. Ho detto: papà, ma ti sei arrabbiato? E ho detto: no papà, non sono arrabbiato, anzi c'hai ragione, ok? C'hai ragione. E perché vi sto dicendo? Il Signore diceva agli ipocriti, alle persone che dicevano di avere la fede in Dio, Lui li rimproverava fortemente, diceva: ipocrita, prima di togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello, togliti la trave dall'occhio tuo, no? Quindi quello che vi sto dicendo, io mi sono accorto che ho una grandissima trave nel mio occhio, e quindi in qualche modo ho anche santo timore di parlarvi, perché mi rendo conto che sto alzando un'asticella nella mia vita, che quello che dirò mi porterà anche di vivere in quel modo lì. E quindi prego il Signore, che il Signore mi dia il coraggio di affrontare queste situazioni, no? E la stessa cosa ho detto anche a Samuel: ho detto: papà, una volta che tu mi hai corretto, adesso dovresti essere tu fedele a quello che
mi hai chiesto? E lui sembra che ha capito. Quindi, per cominciare in questo viaggio, volevo leggere, e aprite insieme a me, Geremia, capitolo 6, versetto 16. Io vi aspetto, perché abbiamo tempo fino a mezzanotte oggi. Perché io oggi ho sempre paura di essere troppo lungo, però oggi ho detto recupero tutto, mezzanotte finiamo. 6, 16, eh? Infatti poi c'è il coprifuoco, perché poi dopo rischiamo, è vero. Avete aperto? Allora, così dice il Signore, fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Ma quelle rispondono, non ci incammineremo per essi. Qua ci sono, non è che ci baseremo su questo versetto, ma mi ha fatto riflettere tantissimo. Ci fate il caso come adesso noi camminiamo nel mondo dopo che è scoppiato il caso Covid? Voi ci rendiamo conto un po' come camminano le persone? Come camminano? Vi guardano negli occhi, vi salutano? Se prima del Covid già non ci salutavamo noi, adesso è diventato veramente proprio triste vedere le persone che non ti guardano negli occhi per la paura di essere giudicati, fraintesi. E quindi questo versetto mi ha fatto riflettere molto, perché non c'è più il tempo di fermarsi e di guardare intorno. Noi adesso non ci fermiamo più, noi camminiamo soltanto e abbiamo pure il timore di guardare negli occhi alle persone. Non guardiamo più, non ci pensiamo alle cose, ai sentieri antichi, non pensiamo più alla storia, a coloro che hanno preceduto a noi. E poi soprattutto, se noi non facciamo questo, come potremo camminare per i sentieri antichi? Come possiamo camminare per quei sentieri che gli uomini e donne di fede ci hanno preceduti? Come facciamo se noi non ci fermiamo, non guardiamo intorno, non chiediamo e ovviamente non abbiamo riposo alle nostre anime? Noi siamo molto agitati oggi. Adesso vedremo perché. Ora vedremo perché. La cosa bella è che è importante capire perché è fondamentale conoscere Dio. Perché se noi diciamo che il nostro Padre è Dio, noi dobbiamo conoscerlo, conoscere il suo carattere, il suo nome, i suoi attributi, le sue promesse. Noi dobbiamo cercare di conoscerlo, ok? Ecco perché io dicevo, farò qualche ripasso dalla nostra comunità, va bene? E ci sono due modi interessanti come si può approcciarsi alla vita cristiana. Adesso sta a voi, sta a me di collocarsi, quindi nessuno giudica nessuno, ma dobbiamo fare un esame di coscienza del nostro cuore. Allora, ci sono i cristiani teorici, che vengono chiamati cristiani, che sono seduti sul balcone, ok? E poi ci sono i cristiani che io chiamerò pellegrini, ok? Ci sono cristiani teorici, coloro che guardano da questo balcone, e ci sono i cristiani pellegrini che camminano nella vita cristiana con Dio. I cristiani teorici, loro possono anche ascoltare quello che si dice in chiesa, possono anche osservare il comportamento dei credenti, dei non credenti, possono chiacchierare con te, tra di noi, possono anche commentare, e purtroppo spesso anche criticamente, coloro che camminano, pellegrini, e possono anche discutere dei problemi esistenti nella Chiesa, nel mondo, quindi possono fare di tutto quello che noi facciamo normalmente, che tu fai, che io faccio, ok? Ma restano sempre spettatori. Queste persone qui restano comunque sempre spettatori. Possono parlare di tutto, possono parlare di Dio, ma restano spettatori, perché sono teorici. Invece la differenza tra i teorici, tra coloro che sono seduti sui balconi, e i pellegrini, quale? Sostanziale. I pellegrini affrontano i problemi quotidiani del percorso, quindi loro affrontano i problemi e li nascono delle domande
del tipo quale direzione prendere, quale direzione prendere, quale direzione prendere, che dobbiamo fare, dobbiamo organizzare evangelizzazione, l'estate, no, ma c'è Covid, ci sono tante domande e quindi c'è azione, innanzitutto c'è la decisione e poi c'è la decisione. Quando tu agisci ci sarà sempre qualcuno che ti critica, che ti dirà no, si poteva critica, che ti dirà no, si poteva fare così, no, si poteva fare quella, no, se ero io. Però intanto stanno sul balcone, intanto stiamo sul balcone. Questa è la differenza tra i cristiani teorici e anche tra i cristiani che io li ho chiamati, nel libro vengono chiamati viandanti. Invece io ho chiamato pellegrini, ho preso questo titolo dal libro di John Bunyan, Pellegrinaggio del Cristiano, no? E la cosa interessante è che qua, diciamo, campo di riflessioni, ma i problemi sono diversi. Stesso campo di riflessioni, cioè Dio, ok? Entrambi dicono che sono credenti, ma i problemi sono diversi di questi due tipi di persone, ok? Per esempio, faccio un esempio. In relazione del male, un teorico cerca di capire, a sviscerare, mette la malvagità nel mondo, e stanno lì anche su Facebook, su Instagram, a discutere, a litigare, ok? Delle cose, intanto sta seduto sul balcone. Il pellegrino invece riconosce che c'è il male, sa che in lui non c'è nessun bene, cerca di cambiare il male in bene, con la vita pratica. È diverso. Aspetto molto diverso. Un'altra cosa che potrebbe essere discutere sulla Trinità. Teorico passerà tutta la sua vita a discutere della Trinità, cercherà di capire Dio Trino, come può essere Dio unico in tre persone, Padre, Figlio, Spirito Santo. Invece pellegrino cercherà di dimostrare attraverso la sua vita onore, amore e anche la fiducia che lui ha nel Dio Trino. Lui cercherà di onorare il Padre, cercherà di amare il Padre che lo ha riscattato e cercherà di avere fede nelle promesse di Dio che operano dentro di lui per mezzo dello Spirito Santo che lui ha ricevuto. Non perderà tempo. E, ripeto, io voglio dirvi una cosa, che non è sbagliato studiare questi aspetti, ma poi andando avanti vedremo il pericolo se le motivazioni sono sbagliate. Quindi è una cosa interessante, curiosa da notare, è si è offesa. Io sto sul balcone per adesso, no, altro che sul balcone, Aurora. Allora, ci siamo fermati. E volevo dirvi, qual è il pericolo quando i credenti non conoscono il proprio Dio? Quando c'è ignoranza, non ignoranza quella, ma ignoranza intorno al carattere di Dio. Qual è il pericolo maggiore, secondo voi? Vi siete mai chiesti questa domanda? Ci si crea proprie convinzioni. La Chiesa come diventa quando il popolo non conosce Dio? La Chiesa come diventa? La Chiesa diventa debole, dai, così facciamo, si può dire, la Chiesa diventa debole quando non conosce Dio, la Chiesa diventa debole. E poi ci sono, da qui scaturiscono due aspetti molto interessanti. Il primo aspetto è che menti dei credenti diventano conformati allo spirito del mondo moderno, ok? Cioè, se noi non conosciamo Dio, la nostra mente comincia a conformarsi al mondo moderno. E noi sappiamo bene che il mondo moderno adesso studia tantissimo, ci sono tantissimi pensieri intorno all'uomo, che l'uomo è al centro, l'uomo si studia tantissimo la psicologia, si studia tantissimo la manipolazione, ci sono dei corsi, adesso basta andare su YouTube o webinar, gira tutto intorno all'uomo, no? E a Dio invece stanno cominciando a tenere già da parecchi, da 300 anni,
è diventata veramente un declino sempre più veloce, ma adesso nella società in cui noi viviamo, a parte che siamo arrivati a rinnegarlo completamente, quasi Dio, quasi non abbiamo più bisogno, e lo teniamo proprio a distanza Dio. Certi discorsi no, non conviene affrontarli, abbiamo vergogna noi di parlare di Dio, di testimoniare ai vicini, a qualsiasi persona che incontriamo, no, adesso dobbiamo stare politicamente corretti, senza offendere, quindi noi ci ritiriamo, diventiamo debole, e questo, e questi pensieri come per esempio la morte, i pensieri come la morte, i discorsi sulla morte non si può più discutere perché si può offendere, sul giudizio, guai a noi se parliamo del giudizio di Dio, guai, ok? Sull'eternità, ma no, che è l'eternità, ma crede ancora che allora evitiamo di parlare dell'eternità. Evitiamo di parlare anche della grandezza della nostra anima, dell'importanza dell'animo dell'uomo. Poi, soprattutto, evitiamo di parlare delle conseguenze temporali che l'uomo commette oggi e delle sue conseguenze eterne che lui avrà. Noi abbiamo paura di parlare con i nostri colleghi e quindi questa è una cosa che... questi discorsi sono oggi fuori moda nel mondo moderno. Correggetemi se sbaglio, sono fuori moda. E noi come cristiani ci stiamo adeguando, perché dobbiamo essere anche sinceri. Adesso vediamo perché. Poi questo era il primo punto, quindi noi ci conformiamo al pensiero del mondo moderno, quindi facciamo il nostro, non irritiamo nessuno, perché non si sa mai a che cosa ci pensano. La seconda cosa è che la nostra mente diventa disorientata dallo scetticismo generale intorno alla parola di Dio. Adesso mi spiego un po' meglio. La Bibbia negli ultimi 300 anni è stata attaccata così fortemente dall'uomo che ha subito grandissime influenze. L'uomo ha subito grandissime influenze. La Bibbia non ha subito niente, e questo senza dubbio, ma l'uomo per sé ha subito grandissimi danni, e anche i cristiani, ok? Perché... cristianesimo storico, non domande soltanto. Gesù in gran parte dei Vangeli non è semplicemente la figura immaginaria. Io ho sentito queste frasi, ok? Oppure Adamo ed Eva veramente esistiti? Questa è un'altra domanda. Oppure Dio incontrò veramente Israele sul Monte Sinai? Oppure questa è soltanto una cosa simbolica? Oppure miracoli descritti nei Vangeli sono davvero accaduti? E i credenti, i cristiani, coloro che dovrebbero conoscere Dio, sono caduti in questa trappola e hanno questi tipi di pensieri. E allora ecco per questi tipi di pensieri. E allora ecco perché è importante tornare ai sentieri antichi, per i quali camminavano coloro che hanno preceduto a noi. E da qui diventa importante studio sul nostro padre, conoscerlo sempre più profondamente. Qualcuno ha detto che il vero studio dell'umanità è l'uomo. Qualcuno ha detto che la cosa più grande che esiste è studiare l'uomo, che non è sbagliato di per sé studiare l'uomo, giusto? Non c'è nulla di male, ci sono tantissimi cristiani che studiano, che sono anche molto competenti in queste aree. Ma il vero studio dei figli di Dio, secondo voi quali? Io dico eletti figli di Dio, coloro che hanno conosciuto. Io dico eletti figli di Dio, coloro che hanno conosciuto e hanno gustato la salvezza in Dio. Quale dovrebbe essere lo studio? Dovrebbe essere Dio stesso. Se il mondo intorno a noi studia l'uomo, che non è sbagliato, il vero studio degli eletti di Dio dovrebbe essere Dio stesso. Spurgeon disse questo, che contemplare il divino ha delle conseguenze molto importanti sull'uomo. Uno di questi è utile alla mente. Adesso non apriamo la parentesi, se è giusto andare dai psicologi, non è questo il discorso, però contemplare Dio è utile alla mente. Perché i pensieri che ci sono intorno a Dio sono totalmente profondi, sono totalmente alti, totalmente larghi, che ci aiutano a togliere tutta quella ansietà,
quei dolori, quelli feriti che noi abbiamo. Quindi i pensieri su Dio sono totalmente profondi e non hanno a che vedere con altre filosofie umanistiche, perché quelle filosofie possono essere circoscritte, possiamo diventare anche competenti in quelle aree, diventiamo anche orgogliosi perché siamo bravi in quell'area lì, ma non ha a che vedere con la profondità del pensiero su Dio. Poi un'altra cosa è utile, perché? Perché più pensiamo alle cose di Dio, più il nostro cuore si umilia. Ma quando il cuore si umilia, si allarga la nostra mente, più noi ci tramente. Guardate questa frase, che lo studio più eccellente per espandere l'anima, lo studio più eccellente per espandere l'anima è la scienza di Cristo e di Lui crocifisso. È la conoscenza della divinità nella gloriosa Trinità. Questa la rilego. La scienza più grande per l'anima è Cristo e Lui crocifisso. È la conoscenza della divinità nella gloriosa Trinità. Questa è la scienza più grande che l'uomo può fare, può intraprendere per la propria anima. Non ho il tempo per leggere, ma scrivete questo magari. Prima Corinzi, capitolo 1. Prima Corinzi, poi lo potete leggere a casa vostra, dove l'Apostolo Paolo dice e parla della sapienza umana, del mondo, e invece della conoscenza di Dio. Ok? Tra di noi non è che ci sono tanti studiosi, non è che ci sono tanti nobili, non ci sono tanti, come direbbe l'Apostolo Paolo, ma Dio ha scelto, noi che non siamo nulla, per svergognare le cose che sono, no? Quindi possono essere i politici più grandi di questa terra, possono sapere tutta la legge umana, ma essere più miseri davanti al nostro Signore, davanti alla grandezza del Padre Eterno. Ok? Poi un altro aspetto molto importante del contemplare Dio ha un aspetto e un effetto, scusatemi, un effetto consolatorio, perché, passatemi questa cosa qui, io adesso come Mario faccio, no? Però Mario, però lui dice: io ogni tanto sono preoccupato per la Chiesa, ma io in realtà sono preoccupato anche per me stesso, perché dicendo a voi tanti diversi che dalla Scrittura. Invece non esiste nessun altro balsamo, perché in russo balsam, quindi z, mi perdonate, balsamo. Per la nostra anima non esiste nessun'altra filosofia, nessun altro approccio che può guarire le nostre ferite, che può guarire i nostri dolori, rancori, non perdono. E quindi io adesso vi invito veramente, quando tornate a casa, tuffatevi in questo oceano profondissimo di conoscere Dio più da vicino. Poi magari ne potete andare da Pastore Giovanni, dai fratelli, fratelli più maturi, vi aiuteranno a scoprire questi sentieri antichi, va bene? E se io adesso vi faccio la domanda teologia, cosa vi viene in mente subito? Teologia. Vai Nicola. Nicola dice parola di Dio, teologia. Ma vi spaventate se vi dico teologia? Secondo voi possono studiare Dio? Possono studiare solo teologi? Solo quelle persone istruiti? Questa è la cosa fondamentale a capire, perché teologia è nient'altro che studio su Dio. Come io studio calcio, ok? Però sono due cose diverse. Noi studiamo calcio, studiamo medicina, e non studiamo, da credenti, non studiamo il carattere di Dio, il suo nome, la sua onniscienza, onnipotenza. Adesso arriviamo anche al rischio che corre se studiamo in modo sbagliato le cose di Dio. E infatti teologia, studio su Dio, infatti in questo periodo magari possiamo anche studiare un po' di meno DPCM, che si cambia
ogni settimana, perdonatemi, non parlerò più di queste cose, ma magari studiare un po' di meno queste cose qui, perché sono così lunghe e si cambiano ogni settimana. Ok, noi dovevamo passare adesso, però noi studiamo queste cose qui e poi ci irritiamo, abbiamo questa angoscia addosso, no, si può andare, non si può andare, si può salutare, si può andare al caffè, devo mettere la mezza bustina, non me lo dai, quindi stiamo tutti persi. Ma invece di studiare DPCM così profondamente, se noi studiavamo così la parola di Dio, il carattere di Dio, non avevamo neanche il tempo per leggere DPCM. Non avevamo, che non è sbagliato leggere DPCM, ma studiarlo è un po' diverso. Quindi riflettiamo un po' su queste cose qui, è importantissimo. Io non accuso nessuno, vi ripeto, anzi, forse io dovrei leggere un po' di più di DPCM, perché faccio sempre danni che, ecco, dobbiamo trovare questo sano equilibrio. James Packer pensa che, ha scritto nel suo libro queste parole, dice che lo studio della natura e del carattere di Dio, lo studio della natura e del carattere di Dio è il progetto più pratico in cui figlio di Dio ci si possa impegnare. Quindi natura e il carattere di Dio, studiare questo carattere di Dio è il progetto più pratico in cui il figlio di Dio ci si possa impegnare. Ok? Quindi senza conoscere Dio, voi ve ne accorgete che io dico conoscere Dio, non avere nozioni. Io posso anche sapere che sono stato salvato per grazie, mediante la fede in Gesù Cristo. Queste sono nozioni che io ricevo frequentando la Chiesa. Okay? Ma conoscere Dio è totalmente diverso, camminare con Dio è totalmente diverso. Vi faccio un esempio banale per un po' riconoscere questo. Se adesso noi andiamo con l'aereo e prendiamo un uomo dalla tribù della Amazzonia si dice, giusto, e lo portiamo a Roma e lo mettiamo in piazza di Spagna, lasciamolo così, senza spiegargli nulla, immaginate questo personaggio che non conosce la lingua, non conosce dove andare, non sa come muoversi, vedrà tutte queste persone. E voi sapete, noi nella vita cristiana noi sembriamo veramente uguale a quest'uomo se non conosciamo Dio in questo mondo. Noi sembriamo proprio come quest'uomo. Quando io non conosco Dio, questo mondo mi sembrerà ostile, brutto, cattivo, penoso, pieno di dolori. Io non potrò mai vedere la bellezza del creato, non potrò mai scoprire l'amore profondo di Dio che ha per me, la sua grazia, la sua onnipotenza, la sua onniscienza, che Dio controlla ogni cosa. Perché se io non lo conosco, io starò sempre qui nell'affanno, starò sempre qui a lamentarmi con il mio fratello, con la mia chiesa, con i miei vicini, starò sempre lì a lamentarmi. Quindi questa è una cosa molto importante, ed vi invito anche di stare molto attenti alle persone che vi scoraggiano di studiare la parola di Dio, che vi scoraggiano di scoprire sempre di più sulle questioni teologiche. State attenti, perché non è, fatti come direbbe Mario, come John Bunyan nel suo libro Peregrinaggio del Cristiano, quando fu scoraggiato dalla moglie e dai suoi figli, vi ricordate cosa lui ha fatto? Pellegrino cosa ha fatto quando è uscito di casa? Lui ha messo le dita nelle orecchie e ha cominciato ad urlare, sì, vita eterna. Lui ha chiuso orecchie e ha cominciato ad urlare vita, vita, vita eterna. Andate dietro al Signore, perché voi sapete dove state andando. Il mondo non lo sa, i vicini non lo sanno, e anche probabilmente alcune persone che stanno vicino non lo sanno di questo viaggio. Voi la conoscete la strada, andate verso la vita eterna. Quindi quando sentite le cose intorno alla parola di Dio, non vi scoraggiate, basatevi sulle cose che gli uomini di Dio hanno preceduto, e sono alcune cose che poi questi cinque piccoli principi vi posso anche mandare sul gruppo, su cui possiamo anche proprio poggiarsi, no? Come dei cinque principi semplici. Il primo è: Dio ha parlato all'uomo. Secondo voi Dio ha parlato all'uomo? Dio ha parlato all'uomo, e la Bibbia è la sua parola.
che ci dà la sapienza che conduce alla salvezza. Grazie Nick, perché tu stai attento. Io faccio così perché voglio vedere se sei attento. Perché Dio ha parlato all'uomo, Dio non ha lasciato l'uomo così in balia dei suoi peccati, della sua ignoranza, della sua morte. Dio ha parlato all'uomo per mezzo della sua parola che è inerrante, si è rivelato all'uomo e dà la sapienza che conduce alla salvezza. Seconda Timoteo 3,15. Ok? Poi, Dio è Signore, è Re sopra il mondo. Non è Conte che decide le sorti dell'Italia. Non è Putin che decide le sorti della Russia. Non è Biden che decide come dovrebbe essere il mondo. Dio è Signore, è Re sopra il suo mondo. E li governa tutte le cose per la sua gloria, dimostrando le sue perfezioni in tutto ciò che fa. Sapete perché? Perché gli uomini e gli angeli possano adorarlo e venerarlo. Tutto è fatto per la sua gloria. Quarto aspetto è Dio è Salvatore, attivo nell'amore e sovrano attraverso il Signore Gesù Cristo per riscattare i credenti dalla colpa e dalla potenza del peccato, adottarli come suoi figli e benedirli come tali, con delle benedizioni spirituali. Okay? Benedirli con delle benedizioni spirituali, non con migliore lavoro. Sempre rivolgendosi a Mario, Dio non ti risolve i problemi, ma cosa ha detto l'ultima domenica lui? Lui te li porta i problemi. Sì. No, mi ha fatto anche sorridere, ridere, perché Dio non ti risolve tutti i problemi, anzi magari Dio te li porta dei problemi. Sapete perché? Perché il nostro cuore viene provato come l'oro viene provato nel crocciolo. Vabbè, sono parole difficili queste. E quindi il nostro cuore anche viene provato da Dio mentre noi lo seguiamo, giusto? A volte arrivano delle prove e nelle quali noi cresciamo e la nostra fede si fortifica e noi non capiamo tante volte quello che sta accadendo nella nostra vita. E poi il quarto, Dio è Trino, la divinità, ci sono tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Tutti e tre collaborano nell'opera di salvezza. Il Padre ha progettato la redenzione, il Figlio l'ha realizzato, lo Spirito Santo lo mette in atto. Ok? Tutti e tre collaborano, una collaborazione perfetta. E poi l'ultimo è pietà. Pietà significa rispondere alla rivelazione di Dio con fiducia e obbedienza, fede e adorazione, preghiera e lode, sottomissione e servizio. Sottomissione e servizio. Io vi invito di esaminarvi, come anche dovrei esaminarmi anch'io. Se stai servendo il Signore, se sei sottomesso alla sua volontà, se lo stai adorando, se le stai obbedendo ai suoi comandi. Questo sarebbe la vera religione. Questa sarebbe la vera religione. E come vi ho detto prima, però c'è un grande rischio di studiare Dio, perché è una materia molto alta, molto profonda, e c'è il rischio che diventiamo tutologi, anziché teologi, tutologi. Se la nostra motivazione è sbagliata, se la mia motivazione è prevalere su Daniele, con le mie nozioni, su Angelo, su qualsiasi mio fratello, scavalcare, arrivare all'altezza di un mio fratello che predica nella chiesa, se le mie motivazioni sono sbagliate, il rischio è gravissimo. E l'apostolo Paolo lo diceva, che in Prima Corinzi capitolo 8 versetto 1 lui diceva: conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Tu puoi conoscere tantissime cose, poi nei Corinzi capitolo 13, vi ricordate? Tu puoi avere tutte le conoscenze su Dio, puoi anche dare tutto il tuo denaro per la tua chiesa, ma non avere amore è nulla, nulla davanti a Dio questo. Quindi io posso conoscere tutte le profondità su Dio, ma poi magari un contadino in Uzbekistan che ha visto un pellegrino che passava, le ha aperto la sua porta di casa, le ha dato da mangiare, avrà soltanto Nuovo Testamento magari. E noi possiamo avere tanta conoscenza di Dio,
qui perché abbiamo accesso a tante informazioni e poi vediamo un vicino di casa perché le scarpe sono sporche, noi non li facciamo entrare a casa nostra. Oppure perché dobbiamo rispettare DPCM, non faccio più nulla. Scusate, vi ho promesso che non dicevo più niente. Ho sbagliato. Anche perché rischio, perché poi c'è un po'... Scusate. Se volete un po', diciamo, proprio addentrarvi sulla conoscenza applicata, leggete ogni giorno magari i salmi, e in particolare il Salmo 119. Provate a leggerlo di continuo per un mese intero, soltanto il Salmo 119, per esempio. E voi la vedrete lì, che il salmista non la legge, lui dice: dammi intelligenza, istruiscimi, rivelati a me, non per le cose teoriche, ma per applicarli nella vita pratica, ok? E qui adesso stiamo andando verso la cosa molto importante. Noi come possiamo trasformare la nostra conoscenza intorno a Dio in conoscenza di Dio? Come possiamo trasformare la nostra conoscenza intorno a Dio, tutte queste nozioni, in conoscenza di Dio? Come possiamo trasformare? Una volta approfonditi, studiati il carattere divino come esistenza autonoma, la sua infinità, la sua eternità, la sua immutabilità, i poteri di Dio, onnipotenza, onnipresenza, perfezione, santità, misericordia, amore, veracità, fedeltà, bontà, ma anche giustizia, anche ira. Una volta studiate anche ciò che le porta a collera a Dio, una volta compreso questo, arriva una regola molto impegnativa, ma è molto semplice, si chiama meditazione. Si chiama meditazione. Perché consiste, la meditazione consiste nel trasformare ogni verità appresa intorno a Dio in oggetto di meditazione davanti a Dio. La meditazione ti fa questo: studio il carattere di Dio, comprendo la sua onnipotenza, onniscienza. Per esempio Dio, noi spesso cantiamo che Dio è onnisciente, onnipotente, ha il controllo. Ma poi dopo 5 minuti noi ci dimentichiamo tutto, cominciamo a scoraggiarsi, cominciamo ad avere ansia. Cosa mangeremo, cosa berremo, dove andremo, se io faccio... e cominciamo a fare dei problemi. Invece la meditazione trasforma ogni verità presa intorno a Dio in oggetto di meditazione davanti a Dio, e questo ci porterà alla preghiera e alla lode. Questo ci porterà alla preghiera e alla lode. Quindi studio Dio, nel senso studio non nozioni, studio il carattere di Dio. Vi posso dare anche alcuni suggerimenti, ma poi magari mi potranno correggere, però a questo punto vi consiglio veramente di poter leggere questo libro che si chiama Conoscere Dio, che è bellissimo. Oppure ci sono tantissimi anche libri che, da dove io ho preso questi suggerimenti, come Teologia Sistematica di Grudem, che è un'opera veramente importante dove voi potete prendere alcuni suggerimenti. E questo, come ho detto, porta a conoscere Dio più profondamente e ti porta alla preghiera. Alla preghiera. E io sinceramente adesso sono le 8:30, io avevo preparato sulla preghiera soprattutto due punti molto importanti che hanno a che fare, perché quando noi preghiamo noi dobbiamo conoscere Dio. Vi ricordate l'ultimo incontro di preghiera che abbiamo fatto? Forse dirò per quelli che non hanno seguito: quando noi preghiamo noi dobbiamo conoscere come pregare, come dovrebbe essere la nostra preghiera efficace, cioè nel senso che, vi ricordate, Gesù anche diceva: non ripetete tante parole come fanno i pagani, che nella moltitudine delle parole pensano che le loro preghiere saranno esaudite, no? Ci sono delle cose che noi dobbiamo conoscere, e di alcuni di questi punti io l'avevo preparato in particolar modo due, alcune considerazioni importanti sulla preghiera che
era pregare secondo la volontà di Dio, poi era pregare con fede, l'ubbidienza, confessione dei peccati, ma un aspetto molto importante era perdonare gli altri, perdonare gli altri. E io ho fatto perdonare gli altri e un altro aspetto con l'umiltà. Io adesso andrei velocemente, in 5 minuti soltanto cercherò di toccare quello che riguarda perdonare gli altri, perché questo a mio avviso è fondamentale. Guardate cosa dice Gesù: perché se voi perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è in cielo perdonerà anche a voi. Ma se non perdonerete agli altri il male che hanno fatto, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Matteo 6, 14 e 15. Allo stesso modo Gesù dice: quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate. Guardate questa parola: affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Vangelo secondo Marco 11, 25. Sicuramente voi sapete che il Signore non parla del perdono, quello che noi abbiamo ricevuto nel momento in cui siamo nati di nuovo, quando abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Altrimenti dovevamo pregare tutti i giorni: Signore, riperdona i nostri peccati. Il Signore in questo contesto non dice che dobbiamo pregare sempre per quello che abbiamo fatto, perché il Signore una volta per sempre ha perdonato i nostri peccati, nel momento in cui abbiamo creduto per mezzo della fede. Qui il Signore dice che se lui semplicemente si riferisce a una quotidiana relazione con Dio Padre, e la necessità di ripristinare quando noi abbiamo peccato o abbiamo rattristato lo Spirito Santo. Efesini nel capitolo 4, se non sbaglio versetto 3, noi possiamo rattristare lo Spirito Santo, possiamo peccare contro Dio, ed è di questi peccati che Gesù parla. Però la cosa interessante è che quando noi ci presentiamo davanti a Dio e chiediamo il perdono a Lui, ma nel nostro cuore noi non abbiamo perdonato il nostro vicino che, non so, ha combinato qualcosa, oppure peggio ancora che non abbiamo perdonato il nostro fratello che ci ha offeso, o la nostra sorella, o ha detto qualche calunnia contro di noi, e noi ci presentiamo davanti a Dio, chiediamo a Lui il perdono senza perdonare il nostro prossimo. E il collegamento è molto importante, ed è un rischio gravissimo serbare nel nostro cuore il rancore, oppure addirittura coltivare col tempo. Voi sapete che il perdono viene anche coltivato, sapevate questa cosa? Oppure solo io coltivo a volte? Io posso anche serbare, io posso dire anche: no, io ho perdonato. Ho sentito spesso volte: no, io ho già perdonato quella persona, andiamo a trovarlo. No, che a lui sei perdonato. Quindi stai serbando dentro il tuo cuore, nel profondo, quel rancore verso... Noi possiamo serbare un rancore, ognuno di noi lo sa, che serbare, poi si può anche coltivare, si può sempre alimentare quei pensieri, ma poi si può anche nutrire, si può sempre nutrire con delle chiacchiere, con maldicenza, sai, quello fatto, quindi nutrire sempre di più questo sentimento. E poi ci presentiamo davanti al Signore e diciamo: Signore, perdona i nostri peccati. Questo è una cosa fondamentale. Invece Vangelo secondo Matteo 6,12 che abbiamo letto dice: rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Qua il Signore ci dà per scontato che quando noi ci presentiamo davanti a Lui, noi abbiamo già perdonato coloro che hanno ferito. E ognuno di noi adesso, se ci guarda nel profondo del cuore, scoprirà tantissime persone che ancora non ci ha perdonato. Questo è un invito che possiamo esaminare il nostro cuore e lasciare confessare i nostri rancori, confessare i nostri risentimenti, odio, che danneggiano la nostra relazione con Dio. Cerchiamo di perdonare le persone che ci hanno ferito. Io
sinceramente mi fermerei qui perché non ho mai forse parlato così tanto, credo, non so. Perché c'era pure sull'umiltà, ma lo lascio come giole per la prossima volta, Giovanni, perché sennò lo lascio l'umiltà perché vorrei fermarmi qui soprattutto sul perdono. Quindi più conosciamo Dio, più saremo in grado di perdonare le persone che hanno ferito. Se avete qualsiasi domanda, se volete dire qualcosa, potete farlo. Amore, se mi vuoi perdonare, puoi farlo adesso. O chiedimi scusa, non sto scherzando. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Allora posso pregare per concludere, così poi do la parola al pastore Giovanni. Che... Signore, noi ti ringraziamo perché, come abbiamo parlato prima, conoscere te è un viaggio molto bello, Signore, molto profondo, e rischiamo veramente di perdersi nei tuoi pensieri, ma preferiamo perdersi nel mare del tuo amore, della tua misericordia, che meditare sulle cose terrene di questo mondo, Signore. Io ti ringrazio per tutti coloro che hanno ascoltato quello che c'era oggi, Signore. Ti chiedo perdono se ho detto qualcosa di sbagliato, se ho ferito qualcuno, ma ti sono grato perché nel mondo oggi non si trattano le cose di cui noi parliamo nella nostra chiesa qui a Vasto, Padre. Io ti prego che tu possa fortificare i nostri cuori, ogni membro di questa chiesa, che tu possa perdonare le nostre colpe, che tu possa rendere noi non spettatori, Signore, ma pellegrini che ti seguono, Padre. Aiutaci veramente a obbedire a te, di essere sottomessi a te, di onorare te per mezzo della nostra vita, Signore. Grazie per tutto quello che tu fai nella nostra vita, Padre. Amen.